Eccoci ora con il sindaco di Leporano, l'avvocato Angelo D'Abramo, premio Donna dei Due Mari, è ormai un appuntamento chiave fisso dell'estate leporanese, un momento attraverso il quale l'amministrazione comunale intende mettere in evidenza il ruolo fondamentale della donna in tanti settori, nell'ottica appunto di promuovere, di far crescere il territorio. Neanche quest'anno Donna dei Due Mari viene celebrata qui a Leporano, è una bellissima manifestazione che mette in evidenza quelle che sono le peculiarità e le eccellenze del campo femminile, quindi noi siamo ben lieti e contenti di ospitare questa manifestazione che pone in evidenza i vari aspetti sia nel campo imprenditoriale che nel campo etico e in altri campi della donna, quindi è bene premiare queste eccellenze che noi abbiamo sul territorio. Una donna protagonista in settori chiave, in settori nevralgici, proprio nel tessuto socio-economico del territorio. Beh, una valorizzazione della donna sul territorio alla quale noi ci teniamo, siamo molto attenti, anche nell'ambito del nostro contesto abbiamo cercato sempre di valorizzare la donna anche nel contesto comunale, in altri contesti abbiamo la presenza del professionale anche delle donne e quindi questo non ci può fare che piacere. La dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, nonché assessore alla comunicazione istituzionale e agli spettacoli. Una donna, un'amministratrice che premia altre donne. E il premio Donna dei Due Mari è fortemente voluta dall'amministrazione. Sottolineo il valore di una donna amministratrice che riconosce tanti meriti alle colleghe donne. Sì, bisogna riconoscere alle donne del territorio i propri talenti. Qui abbiamo un talento tarantino che, oltre a essere una mia cara amica, Monica Gioffreda, è una donna che attraverso la creatività è il massimo, rappresenta secondo me Taranto, perché la conoscono tutti, è la perla, secondo me la perla di Taranto. E poi abbiamo tante altre professionalità, ad esempio per l'imprenditoria locale abbiamo Maria Rosaria Ferrantino, abbiamo individuato anche Antonella Carusi come Cantini De Quarto. Per quanto riguarda il premio etico sociale, la signora Taurino. Diciamo che tutte queste eccellenze sono... Nicla Pastore per il settore comunicazione e media. Volevo dire per queste sono, diciamo, prettamente di Leporano. Poi per quanto riguarda Taranto abbiamo la nostra referente per quanto riguarda la comunicazione istituzionale, che è la dottoressa Nicla Pastore, che si è distinta in questi anni, soprattutto sul Leporano, perché ha lavorato tanto e noi, la Commissione, ha voluto proprio considerare questa opportunità di dargli questo riconoscimento. Insieme alla premiazione, il momento dello spettacolo, il momento delle sfilate, il momento del balletto, il momento della musica. Sì, perché la serata si svolge in due momenti. Il primo momento è quello istituzionale del premio, dove daremo i premi, e nel secondo momento invece c'è il vero e proprio spettacolo. Spettacolo dove ci sarà moda, c'è anche la presenza di un balletto di Grease che quest'anno compie 40 anni.